Buongiorno Dormiglioni! E bentornati in Svezia! In Svezia, ci siamo appena svegliati dalla nostra prima notte di questa nuova entrata in Svezia e abbiamo dormito su questo lago, guardate che bello! Davvero molto carino! Siamo pronti a farci il bagno? Magari il bagno no, però siamo a mezze maniche, ci siamo svegliati tipo in una cappa dentro la tenda. Ma va bene così, meglio il caldo che il freddo. E niente, adesso ci attendono 9/10 ore di guida per arrivare a Stoccolma. Quindi 12 con tutte le pause che faremo. Quindi ci vediamo a Stoccolma o a metà strada se abbiamo qualcosa di interessante da farvi vedere. A dopo. Polpette. Ragazzi, siamo in Svezia, ovviamente non potevamo non venire all'IKEA e stiamo pranzando qua, ovviamente con le classiche polpette, verdurine, patè, cheesecake, tè gratuite, coffee gratuite e pure io polpette e patate bollite. Tè e caffè sono gratis perché chi ha l'IKEA carta family non paga tè e caffè da lunedì al venerdì. Oggi è sabato, non ce l'hanno fatto pagare comunque. Assaggio polpetta. Buono. Oggi ho bisogno di dolce in maniera particolare perché sto male e quindi tada! Carino! Ci siamo fermati da questo Max che si vede? Che vedevo da quanti chilometri? Tanti. Dicevo, ma che cos'è questo Max? Finalmente ci siamo fermati ed è un fast food. Un po' di delusione perché mi aspettavo qualcosa di più, però è molto figo, guardate. Ti dà la bustina carina di carta, niente plastica, molto figo. Ti dà questi per conservarti le cose extra. Marco sta finalmente assaggiando questo coso. È chiuso sotto e li mettono il wurstel dentro. Lo voleva assaggiare da un sacco. E lo sto assaggiando. Com'è? Molto buono. Soltanto 29 corone. Tipo 1,90 euro. Economico. Ci sta. Stiamo lasciando questo laghetto super carino. Buongiorno Dormiglioni. Oggi si va finalmente a Stoccolma. Si arriva davvero a Stoccolma. Pronto? Sì? No. Devi esserlo invece. Buongiorno. Siamo arrivati a Stoccolma. Stoccolma. Sta piovendo, infatti fatemi coprire la videocamera. Siamo distrutti, ma stanchi. Cioè che vorrei mettermi a dormire adesso. Anch'io. Effettivamente 3 giorni fa eravamo a Capo Nord. Se sapete dov'è Stoccolma, abbiamo fatto un bel po' di strada. Abbiamo 2 ore per visitarla perché alle 18 abbiamo il traghetto, quindi dobbiamo presentarci prima. Quindi 2 ore prima. Esatto. Quindi il traghetto non è qui, ma è un'altra città. Quindi dobbiamo sbrigarci. E sono quasi mezzogiorno. Ok. Ce la faremo. Comunque Stoccolma ci fa una bellissima impressione, veramente veramente carina, peccato per la pioggia e sicuramente vorremmo tornarci. Guardate come zoppica. Li stavi accecando. Scusate. Allora, una delle cose che avevo segnato da vedere qui a Stoccolma era il Royal Palace, che è questo qui dietro di me. Al momento voi non lo vedete per l'ombrello, ma guardate che bello. In ristrutturazione. No, ma si vede dall'altro lato. Pochetto. Insomma. In realtà l'avevamo visto passando con la macchina, un po' si vede. È più o meno così, ma con delle grandi scale. C'è la guardia armata, attenti, eh. Welcome to the Royal Palace. Vediamo se riesco a imbucarmi. Via. Bello! In tutto questo non l'ho ancora pagato. Se vi stesse chiedendo come me, ma Alessia dove è finita? Beh, non lo so. Come avete visto nel palazzo poi un po' gironzolare, però comunque ad ogni punto di interesse si paga. Ad esempio al trono, per andarla a vedere da vicino, dovevi pagarlo. La cappella, per andare molto vicino, dovevi pagare.
quindi ogni punto di interesse si doveva pagare. Peccato, ma siamo troppo a corto di tempo, quindi non possiamo permettercelo. Alessia, lo ha trovato! Dovrebbe essere la cattedrale questa. Oppure il covo degli Illuminati. Però penso che siamo sul retro. C'è la messa, quindi c'è scritto niente visite fino all'1:45, il che significa per noi equivale a non visitarla, perché entro 1:30 dobbiamo andare via. Ma se entro a pregare? Prova. Molto carino il centro storico comunque. Abbiamo subito preso questa treccina per sgranocchiare qualcosa mentre ci facciamo questa bellissima passeggiata in questa stupenda Stoccolma per adesso. Ma è molto strano. Forse c'è il Karmamomo. No, forse sì. Non mi piace. Non mi piace tanto. C'è il Karmamomo. Ne vogliamo uno? No. No, dai, andiamo. Abbiamo mangiato tanti in Belgio. Stiamo seguendo la folla. Come vedete, stiamo accelerando per andare alla macchina. Parcheggio, tempo è finito. Dobbiamo andare. Anche perché non siamo riusciti a fare biglietti online, quindi dobbiamo arrivare lì in tempo per fare biglietti. Ciao ciao Sverige! Allora, sto scendendo a guardare questo cimitero che c'è qui a Stoccolma, un po' fuori il centro, che è dichiarato patrimonio UNESCO, perché a quanto pare dovrebbe essere bellissimo. Adesso noi non abbiamo molto tempo perché appunto abbiamo la nave, però Marco sta aspettando in macchina perché non ci sono parcheggi, se non molto lontani, quindi sto andando proprio velocemente a dare un'occhiata insieme a voi, così lo guardiamo. La particolarità del cimitero dovrebbe essere che appunto è in mezzo agli alberi e che tutte le lapidi sono uguali, in modo da potersi concentrare più sul lutto da affrontare piuttosto che essere distratti dalle 20.000 lapidi tutte diverse. Effettivamente è molto bello e il posto trasmette molta pace. Abbiamo lasciato Stoccolma e adesso stiamo aspettando la nave. Intanto spiamo Alessia cosa mangia. Una cosa molto brutta. La pasta con le lenticchie avanzata da ieri, per non buttarla. Quella è la nostra nave. Ci potrebbero fare salire, così cambia. Se vi steste chiedendo perché stiamo prendendo il traghetto per arrivare in Polonia, vi rispondiamo subito. Primo, per risparmiare, perché il ponte dalla Danimarca alla Svezia è 67 euro più tutta la benzina e il tempo. Più l'altro ponte 34 euro. Abbiamo fatto un calcolo. Ci cammina. Abbiamo fatto il calcolo che si spende più o meno lo stesso. Forse in realtà facendolo in macchina leggermente meno, ma dobbiamo guidare per 17 ore contro saliamo sulla nave e per 17 ore ci riposiamo. Puntina non si stressa, risparmiamo sulla benzina, anche perché avremmo già dovuto cambiare l'olio 1000 km fa. Quindi ora arriviamo in Polonia e lo facciamo. Nel frattempo stiamo mangiando, come abbiamo fatto vedere, la pasta alle lenticchie, ma anche questo pane super buono della Svezia. Guardate che paccole che ho comprato. Marco si è innamorato di questo pane, che è effettivamente molto buono. Oh. Siamo sulla nave. Non so se ci sentite perché c'è una specie di partita e qui i polacchi sono tutti che si stanno bevendo birra a pressione. Perché non parli? Voglio la cabina. Vediamo se possiamo prendere la cabina. Intanto io vado a esplorare la nave con i ragazzi, tu che dici? Ok. Ti lascio qui con le robe. Andiamo a esplorare la nave, la nave. Ok, sono al piano superiore, lì c'è uno shoppettino e lì c'è il fuori. E siamo decisamente partiti. Ciao ciao Svezia! Buongiorno! Si
siamo ufficialmente arrivati in Polonia. Non ancora, manca ancora un'ora e mezza di navigazione, però già si vede terra in lontananza. E ci è arrivato il messaggio di benvenuti in Polonia, quindi esatto. Comunque possiamo considerare che siamo in Polonia. Comunque, ieri sera alla fine ci siamo accampati tra le poltrone col sacco a pelo, è stato molto duro. È brutto dormire sul pavimento, ma sicuramente meglio di seduti. Chiudiamo qui il video della Svezia. Nonostante ci siano stati due video sulla Svezia, perché ci siamo tornati due volte, ho la sensazione che non abbiamo visto abbastanza, che sia all'andata che al ritorno questa povera Svezia è stata trattata come un paese di passaggio. Però ci è piaciuta tantissimo, infatti programmiamo di ritornarci, non sappiamo quando, sicuramente non presto, ma ci ritorneremo. Soprattutto Stoccolma, che ci è sembrata veramente bella. Certo, sì. Il centro storico siamo riusciti comunque a vederlo in un paio d'ore, ma la città non è solo il centro storico. Sì, no, c'era, e poi c'era il tempo brutto, quindi non ci siamo potuti godere i parchi e tutte le varie cose. Peccato. Comunque, chiudiamo questo video, ci vediamo al prossimo video in Polonia. Ciao! Holy strawberry!